siamo qui, eccoci di nuovo con Rosa e Nero Web TV, stessa formazione, anno nuovo ma stessa formazione ovviamente, con Fabrizio Vitale che ringrazio come sempre per la pazienza nel sopportarmi. Ciao Guido. Ma anche con Salvatore Seraci e Giuseppe Leone che sono collegati come sempre, che ci illumineranno con le loro teorie. Ma oggi più che di teorie, caro Salvatore, parliamo di calciomercato, perché è il momento cruciale. Si riprende sabato 14 con la partita di Perugia e sarà un bel test importante, ci soffermeremo anche su questo, ma nel frattempo parliamo di calciomercato che fino ad ora, dal punto di vista delle notizie ufficiali, ha fatto registrare molte cessioni, quelle diciamo doverose, che dei giocatori ormai in sovrannumero, e l'arrivo di Orihuela. Il dubbio adesso è se il secondo nome è quello di Azzi, perché su Azzi abbiamo degli intrighi di mercato. Non è il primo e non sarà ovviamente neanche l'ultimo, e come potrete vedere dalla striscia, dal titolo, Azzi vostri, perché diciamo, ci sono in tanti su Azzi. Fabrizio, vogliamo dare subito le notizie, tu che sei l'investigatore diciamo su questa vicenda? L'Hercule Poirot della situazione. Esatto. Beh, potremmo anche tramutarlo in Azzi amari se volessimo, perché comunque le situazioni non sono così fluide a favore del Palermo, nel senso che il Palermo era vicinissimo, molto vicino, a chiudere per l'esterno sinistro del Modena. A quanto pare in nottata c'è stato un blitz del Cagliari, che però ancora non ha chiuso. A quanto pare ha alzato notevolmente l'offerta rispetto a quella fatta dal Palermo, però ancora le parti si devono incontrare. Non è detto che il Cagliari sia l'unico interlocutore a questo punto, perché la sensazione, da quello che sono riuscito un po' a raccogliere, è che l'entourage del giocatore stia avviando una specie di asta alla quale formalmente il Palermo però non intende partecipare. Ovviamente con questo cognome siamo rovinati, perché ogni titolo avrà doppi e tripli sensi. Salvatore, tu su Azzi vuoi intervenire? Intanto diciamo che Azzi, che è un laterale, un esterno di fascia, è una delle figure tecnicamente che serve al Palermo. Poi se sia Azzi o sia un altro, io non mi innamoro mai dei nomi, Salvatore, anche perché onestamente col calcio universale di adesso è sempre più difficile conoscere i giocatori nei dettagli, che non è soltanto se colpisci bene col sinistro o col destro, ma anche che testa hai, col gruppo come stai, insomma tanti altri valori da guardare. Devo dirti che il calciomercato non mi ha mai interessato. Nella mia lunghissima carriera ho sempre evitato di farlo, e quando mi è capitato era come una maledizione, cioè ne soffrivo in maniera incredibile. Perché? Perché c'è un gioco delle parti che non sempre si riesce ad indovinare o comunque a centrare. Azzi un giorno lo vuole una squadra, un giorno un'altra, e poi magari improvvisamente spunta, come in questo caso il Cagliari, che a sorpresa, ma a sorpresa probabilmente per noi, per chi invece governa certi fatti è fin troppo normale. Io non mi porrei un problema Azzi, nel senso anche di nostri e amari, perché il Palermo è in grado di ristrutturarsi in maniera brillante anche senza quelli che potevano essere alcuni elementi sui quali puntava. Il Palermo ha tanti problemi, deve sistemare le fasce, c'è un allarme Buttaro, c'è un allarme Stulas, e poi il primo acquisto è un acquisto di qualità, Renzo Orihuela, no? È stato offerto al Napoli, era richiesto dalla Sampdoria, e ha un trascorso, malgrado sia giovanissimo, di tutto rilievo, perché ha vinto un campionato, ha vinto una coppa, quindi ha giocato ad alti livelli. E allora io penso che noi dobbiamo essere soltanto tranquilli e aspettare, perché... Ma noi siamo tranquilli. Se non è la prima scelta ed è la seconda scelta, poco cambia, insomma, perché cercano giocatori di esperienza, come nel caso di Azzi, e cercano anche giovani molto importanti, come nel caso di Orihuela. Dico, noi siamo tranquillissimi, io condivido con te la mia poca avversione, cioè la mia
tanta avversione al mercato, no, perché dico, entrano in campo procuratori, voci non controllate. Sono scene che si vedono ogni mercato, anche perché nel caso specifico di Azzi stiamo parlando di un giocatore che, per quanto può essere interessante, ha giocato quasi sempre in Serie C, eh? Cioè, sì, non è infatti, che infatti. È un giocatore che strappa l'attenzione per chissà quale carriera, eh. Però fatemi dire Mi chiedo scusa un attimo, certo. Io mi ricordo che l'ultima volta che ho fatto il calciomercato c'era Stellone che doveva venire a Palermo. Per 9 giorni, dico 9 giorni, il titolo è stato Stellone domani a Palermo. Ma è possibile una cosa del genere? Cioè io, questo francamente è un aspetto del calcio che non mi piace per niente. Beh, però perché ovviamente le trattative vanno avanti secondo anche delle logiche, anzi consentimi di spiegarlo, lo spiego un po' ai nostri ascoltatori, ma anche ai lettori del sito di Stadio News, che ovviamente sta facendo registrare anche ovviamente molto interesse in questo momento, perché i tifosi sognano. Noi riportiamo voci che sono ovviamente vere, verosimili e comunque verificate, ma è chiaro che se il Palermo cerca un laterale di fascia sinistro, ci sono 20 nomi possibilmente, certo, nel taccuino di Zavagno e di Rinaudo, per cui Azzi sarà uno di quelli, ma probabilmente ce ne sono altri nel panorama universale in cui opera il Citigroup che potrebbero essere l'alternativa, motivo per cui il Palermo può anche decidere, giustamente secondo me, di non andare all'asta per un giocatore che, come dicevi tu Fabrizio, non ha un'esperienza specifica, è un buon giocatore. È un giocatore che ha 29 anni e credo che vorrà strappare l'ultimo contratto importante della carriera, e quindi ci può stare che il suo entourage, perché è quello che fanno gli agenti e i procuratori, stia cercando di alzare il più possibile se se ti può interessare il parere di Roberto Parisi, che è il nostro esperto di calciomercato, ha detto questo è buono. Io però l'ho visto giocare contro il Palermo e Valente lo ha massacrato sulla fascia. Però Parisi ha detto che è buono, quindi se l'ha detto Parisi, sentiamo cosa dice Leone. Ma quello che dico, Guido, è che sicuramente c'è un'emergenza lì a sinistra, c'era prima e c'è soprattutto adesso con Devetak che è stato ceduto e con Crivello praticamente con le valigie in mano. Sala è assolutamente un giocatore affidabile, ma sappiamo benissimo che non basta, quindi sono dell'idea che appunto quello di Azzi, proprio perché questa è un'emergenza, quello di Azzi non sarà l'unico nome sul taccuino dei dirigenti del Palermo, ma sicuramente uno dei ruoli che più di tanti altri necessita di un intervento abbastanza tempestivo da parte del Palermo. È un giocatore che comunque sta facendo un buon campionato con una neopromossa in Modena, come diceva giustamente Fabrizio, di fatto si sta affacciando solamente quest'anno a quasi 29 anni alla Serie B, quindi diciamo... Beh, qualcuno potrebbe dire che anche Brunori si affaccia alla Serie B adesso a 28 anni. Ma non ha 29 anni Brunori, quindi viene da un campionato importante in Serie C, ne aveva fatti altri pure in Serie C, cioè, secondo me il paragone non è perfettamente calzante. Beh, però non stiamo prendendo. Dico, non stiamo parlando di. Esatto. Della promozione in Serie A che scese dalla A alla B. Però, non, per carità, non, neanche penso si pretenda un colpo di questo genere. Però, sicuramente c'è, a mio modo di vedere, un'urgenza in quel ruolo lì. Salvatore, aiutami, perché io qua sono fra due fuochi, subisco la contestazione popolare di Leone e di Vitale. Allora vi rilancio però un altro argomento, perché Azzi, come ci ha raccontato Fabrizio qualche minuto fa, è al centro di una classica, direi, asta di mercato, di voci che si rincorrono, ognuno tira l'acqua al suo mulino. Che mi dite invece di Saric? Perché Saric è un altro giocatore al centro di una discussione di mercato, perché non gioca o gioca poco nel Palermo, però era uno su cui la società puntava. Da Ascoli fanno sapere che, l'ha detto il presidente Buccinelli, che sarebbe un gradito ritorno ad Ascoli, perché a Palermo non si troverebbe bene. Voce che ovviamente da Palermo non viene confermata. Secondo voi qual è il... prima di parlare del calciomercato in generale, quindi anche di quello che serve, secondo voi la posizione del Palermo su Saric quale dovrebbe essere? Salvatore.
Ma io credo a Corini. Corini ha sempre detto che Sarri c'è un punto fermo del Palermo, che bisogna soltanto aspettare che entri nelle migliori condizioni. Lui non l'ha mai messo in dubbio. Poi se il City ovviamente cambia strategie da un momento all'altro, questa è un'altra storia, ovviamente, con il quale anche l'allenatore deve avere a che fare e confrontarsi. Ma io in questo momento non penso che ci sia un vero e proprio problema Saric, semmai il problema è di altri giocatori, come ti dicevo poco fa, di Butaro, di Stulaz, che non riesco ancora ad inquadrare che cosa voglia fare il Palermo. Ma per esempio Stulaz, ancora le notizie vanno verificate, però su Stulaz non ci sono belle notizie, per esempio, belle notizie dal punto di vista fisico, perché sembrerebbe che il suo problema, è uno di quei problemi a lunga scadenza, così come anche quello di Buttaro si sta rivelando un infortunio, sorprendentemente più lungo di quello che era stato preventivato in quel momento. Prima di andare sul calcio generale, Fabrizio, tu hai già commenti, ne vedo tantissimi sulla tua tastiera. Sì, siamo sommersi come al solito e ringraziamo tutti coloro che ci ascoltano ogni Ci vuole pazienza lunedì. per ascoltarci. No, perché è piacevole dibattersi attraverso le varie opinioni, dimenarsi tra le varie opinioni. Ci sono, come, scusate il gioco di parole, opinioni contrastanti. C'è chi dice come si fa a farsi scappare un terzino come Azzi dal Cagliari, poi c'è chi invece taglia corto come Alessio Catalano, dice a questo punto basta con Azzi, bisogna evitare subito su altro. Poi Roberto Di Giuseppe, fermo restando che perdendo Azzi non abbiamo perso Roberto Carlos, spero che serva da lezione per le future operazioni di mercato, ma prendere un DS vero tipo Sabatini no. C'è chi già ipotizza una stagione finita per Sturaz come Fabrizio Nicomachi. Non c'è chi si accoda, non, diciamo, evidenziando particolari qualità in Azzi. E poi abbiamo Calogero Marchese che dice: alcuni giocatori non vogliono venire a Palermo perché c'è Corini. Beh, diciamo che questa penso che sia un'opinione del tutto personale. Che io mi sentirei di smentire perché Corini Che non è gode di così. grandissima stima nel Esatto. mondo del calcio. Poi ci può essere un giocatore che magari non gradisce il suo modo di giocare, ma insomma questo è un altro discorso. Però devo dire che anche su Corini sono cambiati un poco i metri di giudizio da parte della tifoseria, anche perché ricordiamoci, si riparte sabato, ma si riparte da una sconfitta nelle ultime 10 partite, che non è un discorso banale, premesso che poi in questa classifica di Serie B così corta, tutto ha un valore relativo perché non si può mollare neanche di un centimetro. Su Saric però, ho sentito Giuseppe Leone, ancora no, perché è lui che poi fa la Cassazione, no? No, per carità, non voglio fare la Cassazione, però volevo intervenire su Saric. Intanto sicuramente sono rimasto sorpreso dalle parole del presidente dell'Ascoli di ieri, anche perché è difficile oggi come oggi vedere esprimersi in maniera così esplicita un dirigente. Però francamente io resterei sorpreso da una cessione di Saric. Anche alla luce dell'ultima intervista che ha rilasciato qualche giorno fa, tra l'altro alla Gazzetta, perché il presidente dell'Ascoli parlava di un rapporto non idilliaco con Corini. Io però se vado a leggere le parole di Saric, era lo stesso Saric a parlare di un rendimento che prima di tutto non andava, come dire, a soddisfare lo stesso giocatore, cioè lo stesso giocatore si sente in debito in questo momento con la società perché sa che non ha dato quello che tutti si aspettavano e che probabilmente Beh, egli però stesso. sai Giuseppe perfettamente che poi sono i procuratori che fanno anche a volte, fanno e disfano. Il giocatore può avere una coscienza, il procuratore ne può avere un'altra. Sì, però ragazzi, Sì, parliamoci per chiaro. carità. Ma com'è che operazione pensabile è da ridare in prestito alla squadra alla quale hai dato 1.800.000 euro per comprare il giocatore, lo stesso giocatore? Cioè, è fantascienza. A parte il fatto che Palermo non farebbe mai un'operazione di questo tipo, se dovesse cedere Saric, ma non è questo il caso, non credo che lo cederebbe proprio all'Ascoli, dai. A volte nel calcio capitano Ma no, Guido, queste dai, cioè, cessioni hai e pagato questi un ritorni. giocatore, No, a una società glielo ridai? No. secondo me Saric resta, proprio perché secondo me il Palermo lo aveva studiato ben prima, cioè era un giocatore attenzionato che
può essere un mistero del perché non ha reso per come si sperava, però io credo che poi, tra l'altro, conoscendo anche Corini, tra l'altro Salvatore, anche in questo ritiro romano di questi primi giorni dell'anno, si intuisce che c'è voglia di continuare su questa strada. Poi, scusami Guido, a chiudere un attimo il discorso, intanto andare a rimpiazzare in quel ruolo lì non è facilissimo a gennaio, a maggior ragione adesso con l'infortunio di Stulaz, che è da monitorare. Sì, da monitorare con attenzione, lo stiamo anche facendo grazie anche alla redazione di Stadio News. E su Stulaz, diciamolo chiaramente, c'è una verifica da fare, non arrivano buonissime notizie, potrebbe stare fuori un bel po', e da capire l'entità di questa di questo tipo di problema che ha il giocatore sloveno. Sì, allora, su Saric ci sono ancora commenti? Su Saric, Azzi, mercato? No, diciamo che molti si stanno concentrando su Stulaz, sono in tanti che pensano che la stagione del centrocampista sia finita. Sì, sono praticamente quasi tutti concentrati sul giocatore sloveno, anche un po' su Buttaro ci si interroga. Su quando possa rientrare, anche qui siamo davanti a un caso in cui un giocatore è stato fuori a lungo, sembrava stesse rientrando, poi non è rientrato più, e quindi c'è da farsi una domanda anche lì, e penso che tutte queste situazioni poi possano anche incidere sulle dinamiche del mercato del Palermo, perché è chiaro che se Stulaz dovesse restare fuori a lungo è normale che la società si debba per forza muovere per un centrocampista. Io stavo guardando pure messaggi, chat, lavoriamo anche mentre siamo in onda, questo lo dico a chi magari ci vede impegnati anche in altro. Intanto volevo ricordare, importante, perché col calcio sempre più spezzatino, che si ricomincia sabato prossimo, 14 gennaio, il Palermo riparte da Perugia. E noi siamo qui proprio per parlare di questa ripartenza, che sarà anche uno degli argomenti della trasmissione, però dobbiamo parlare poi anche di calciomercato generale, e su questo ovviamente spenderemo un bel po' di tempo per capire intanto, secondo voi, se si è fatto bene fino ad ora, cioè con le cessioni che mi pare fossero doverose, direi nell'aria, e con l'arrivo di Orihuela. Salvatore ne ha parlato bene di Orihuela, che secondo me però, Salvatore, essendo uno molto giovane, secondo me il Palermo sta puntando con decisione su Bettella. Io ho l'impressione che Orihuela non partirà subito titolare, però sarà un valido rinforzo. Poi, tra l'altro, quattro centrali per due posti in un campionato così complesso non sono tanti neanche. La storia del giocatore e del City comunque insegna, perché Orihuela è stato preso e poi dato in prestito. È stato dato in prestito per un paio di anni, poi lo portano in Europa nel Palermo. Quindi da parte loro c'è la voglia, la volontà di farlo crescere, perché credono in lui, altrimenti non avrebbe senso l'operazione che hanno fatto. Credono in lui e aspettano delle conferme. E il Palermo è la squadra che gli può dare la possibilità di queste conferme, perché ovviamente con 5 sostituzioni e poi con il fatto che non ci sono grandissime certezze in difesa, ma ci sono giocatori, cioè almeno ci sono giocatori di uguale livello, insomma, e quindi il posto se lo può giocare tranquillamente. Questo non c'è dubbio. Giuseppe, tu sei d'accordo? Mi pare che non ci fossero dubbi sul fatto che bisognava sfottire i ranghi, non soltanto per fare il posto in lista, sapete che c'è un numero massimo di giocatori over da inserire nelle liste, ma al di là di questo, tenere gente demotivata e comunque non utile alla causa, secondo almeno i progetti di Corini, mi sembrava inutile. Era assolutamente doveroso, Guido, del resto lo abbiamo detto e ribadito anche nelle ultime puntate del 2022, proprio in questa trasmissione. E quindi, secondo me, ecco, il Palermo, diciamo, ha apparecchiato la tavola con queste cessioni per quanto riguarda il mercato di gennaio, anche perché ha detto sempre chiaramente che certi eventuali ingressi si sarebbero potuti fare inevitabilmente solo a seguito di cessioni.
È chiaro che con un numero giusto di giocatori anche l'allenatore è il primo a lavorare meglio nelle sue scelte. Fabrizio, vogliamo fare una sviscerare ulteriormente l'argomento e fare una traccia di cosa serve al Palermo, perché abbiamo il primo obiettivo centrato, sfoltire i ranghi. Il primo acquisto è Orihuela, ha ragione Salvatore, secondo me è un giocatore di prospettiva che comunque tu prendi, poi non è il primo centrale difensivo ventenne che vediamo qui, io mi ricordo, pigliamo Kier, allora sembrava Muñoz. E quindi giocatori comunque di affidabilità, a parte il fatto che poi storicamente difensore e Uruguay, diciamo, sono due cose abbastanza connesse, perché l'Uruguay ha sempre sfornato giocatori anche... Però c'è da dire anche che bisognerà dare un po' di tempo di ambientamento, un po' come ma magari io credo che non a Gomez ci sia per... Però adesso, secondo te, il Palermo farà la rivoluzione? Cioè, perché io ho l'idea che altri tre giocatori dovranno venire. Allora, al netto di quello che può venire fuori dall'infermeria nei prossimi giorni, quindi Stulaz su tutti, sì. Gli obiettivi prioritari del Palermo erano essenzialmente due, un esterno sinistro e un attaccante. Poi, con l'approssimarsi del mercato e l'avvicinarsi agli ultimi giorni, si sarebbe sicuramente visto a qualche opportunità. Adesso bisogna capire che cosa succede, nel senso che se a centrocampo diventa prioritario andare a inserire un giocatore in più, e tutto dipenderà da quello che è l'entità del problema di Stulaz, naturalmente cambiano un pochettino le prospettive di mercato. Quindi non credo che in questo momento sia una priorità un difensore centrale, dopo che è stato preso Orihuela, che si dovrà ambientare, ma che chiaramente è un giocatore sul quale si fa affidamento. Non credo che ci sarà la priorità di andare a prendere un esterno offensivo in sostituzione di Lia, visto che tra l'altro nelle ultime partite Corini ha anche virato spesso sul 3-5-2 spostando Di Mariano. Quindi restiamo a due puntelli sicuri. E probabilmente, che sono l'esterno sinistro e l'attaccante, probabilmente un centrocampista in base a quelle che saranno le evoluzioni e le notizie su Stulaz. Giuseppe, tu e ritieni poi aggiungo che... io Fabri sì. Scusa Guido, no, per completare il tuo ragionamento sull'attaccante, io credo che sulla ricerca di una punta resta un momento in stand by altre cessioni, penso su tutte una tra Soleri e Vido, la faccio come riflessione, magari anche come domanda a te. Ecco, era proprio questa domanda che ti volevo fare, se ritieni che Vido e Soleri, o uno o l'altro, tutti e due, possano andare via. Salvatore, è molto importante il tuo commento. No, non è importante, guarda, noi stiamo parlando adesso di particolari, cioè ci vuole questo, ci vuole quest'altro, ma dimentichiamo una cosa importantissima, io vorrei andare su una strada parallela, non tanto per ricordare determinate cose che possono essere piaciute o meno, ma quanto per ristabilire un senso di verità. Cioè tu giustamente dici il Palermo completerà la rivoluzione e noi questa parola non l'abbiamo più detta. Io la metto subito in evidenza, perché di rivoluzione si tratta. Non dimentichiamo che questa squadra era stata affidata a Baldini e sappiamo quello che è successo. Quindi questa è la prova provata che le dimissioni di Baldini equivalgono ad un licenziamento, perché la squadra è stata completata, rinnovata. Alt, Salvatore, ti devo bloccare, perché stai facendo un discorso talmente importante che devo mandare alla pubblicità, pochi secondi e poi torniamo, perché su questo argomento dico stai toccando un tasto che ha sempre infiammato la tifoseria in un senso o nell'altro. Quindi se posso chiederti la cortesia, altrimenti poi ci mandano via dalla regia, anche perché devi sapere che noi abbiamo la fortuna di essere assistiti dal punto di vista della regia dal numero uno che c'è da Stoccolma in giù, che si chiama Emanuele Cammarata, che ci governa a bacchetta, tiene le redini e adesso manda la pubblicità, ma pochi secondi. Eccoci qui, allora Salvatore, scusami l'interruzione, però stai aprendo un capitolo importante della discussione, cioè tu parlavi di rivoluzione, di Baldini, di licenziamento, di missioni, ricominciamo da capo e scusami ovviamente la pausa.
Ma io dicevo che è la prova provata che le dimissioni di Baldini equivalgono a un vero licenziamento, perché la squadra è stata completamente rinnovata e della vecchia guardia praticamente sono rimaste soltanto le briciole. L'unico giocatore che ha trovato il diritto di giocare titolare è stato Brunori. Poi tutto il resto è stato completamente cambiato. Quindi la verità è che Baldini era un allenatore scomodo e soprattutto non rientrava nella filosofia del City. Ma allora perché riconfermarlo? Quindi in fondo questa è stata, chiamiamola così, una sconfitta, fra virgolette, di Mirri, che ovviamente, pur essendo presidente, ha un potere decisionale diverso rispetto ad altri organi direttivi e tecnici. Mirri aveva voluto riconfermare il tecnico e il direttore sportivo che avevano decretato un po' il trionfo del Palermo, evitando qualsiasi conseguenza, perché sappiamo che se il Palermo fosse rimasto in C, non è che sarebbe stata una bella cosa. Poi non ha voluto, o meglio, non ha potuto difenderlo quando il City ha saltato ogni ostacolo, riprogrammando il tutto senza ascoltare il tecnico e portandolo così alle dimissioni. Quindi rivoluzione, ma rivoluzione nel vero senso della parola, cioè abbiamo dimenticato il passato, non esiste più. Il passato, la promozione in B è stata cancellata con tutta la sua magia e adesso stiamo vivendo un'altra storia che è cominciata da poco e appunto per questo, ora, per poter completare la rivoluzione, ci vogliono ancora determinati acquisti e non solo un paio di acquisti perché il Palermo aveva bisogno soltanto di precisare, ma secondo me ancora qualcosa in più. Cioè, Non credo che ci sarà questo grande mercato scoppiettante a gennaio. Io credo che ci saranno degli interventi mirati che non supereranno, secondo me, le tre pedine, i tre innesti. Però questa è una mia personalissima opinione. Io intanto volevo dire che apprendendo da Stadio News, ovviamente faccio autopubblicità, ma Stadio News realizza questa trasmissione insieme a Blog Sicilia, lo ricordiamo sempre. Gli ex del Palermo, quelli ceduti, diciamo, i ragazzi ceduti hanno fatto un buon esordio. Allora, Accardi ha giocato 90 minuti, che non è un particolare secondario per uno che non giocava dall'8 maggio e che era Assolutamente rimasto quindi fuori dal ritmo partita. Nel Piacenza, che ha vinto fuori casa contro il Verona, un importantissimo scontro salvezza, quindi è andata bene. Mentre invece Crivello ha giocato col Padova, era il derby contro Sagramola, direttore sportivo del Vicenza, e il risultato è buono perché Vicenza-Padova 1-1, tutto sommato il Padova in classifica per ora arranca. Floriano ha giocato pure nel San Giuliano City, ma è entrato a 10 minuti dalla fine, la squadra ha pareggiato, mentre invece non ha giocato Peretti con la Recanatese che ha vinto, e sabato invece aveva giocato Devetak con la Viterbese. Questo è il vecchio Palermo che ormai, diciamo, non c'è più dopo questo abbozzo di rivoluzione. Salvatore, però ti faccio una domanda che ovviamente, volendo, anche una domanda stupida, ma è quella che mi riesce per ora più facile. Con Baldini e con quel Palermo, secondo te avremmo potuto fare un campionato scoppiettante? Eravamo inadeguati? Si può dare una risposta senza andare troppo sull'etereo? Guarda, sorrido perché una risposta non si può assolutamente dare. Se andiamo indietro a quel Palermo e al momento della promozione, noi pensavamo che con qualche innesto si potesse fare un campionato decente, insomma, era quella l'opinione comune. Poi, ovviamente, Baldini con il suo pensiero abbastanza particolare, ma originale in altre volte ha funzionato, ha detto addirittura che quella squadra con alcuni ritocchi poteva continuare quella magia e andare in Serie A, dice, perché queste cose, secondo lui, sai, è uno che certe cose se le sente dentro e le esprime senza ostacoli e senza veli. Per lui quella squadra poteva andare in Serie A e addirittura fare questa doppia promozione e portare il Palermo ad alti livelli. Adesso chi può dire se è vero o non è vero? La verità è una sola: quel Palermo è stato disintegrato. Adesso c'è un altro Palermo, c'è un'altra storia, un'altra società, c'è un altro allenatore, altri progetti, altri programmi che finora, secondo me, hanno funzionato perché il Palermo è sulla strada
di una crescita continua e importante. Questo è un dato di fatto che è incontrovertibile. Tra l'altro, sabato giochiamo a Perugia, che è stata la squadra di Baldini, ma soltanto per 3 o 4 settimane, perché poi Baldini ha mollato non ritenendo che ci fossero le condizioni ambientali, diciamo, anche all'interno del gruppo per continuare, ma ci sarà come avversario il direttore sportivo Castagnini. A proposito di azzeramento del Palermo, diciamo, le ultime tracce di Castagnini sono forse, c'era Crivello soprattutto, ancora Lancini che è rimasto ancora in organico, Castagnini che adesso fa il direttore sportivo del Perugia e sarà un grande ex insieme anche al centrocampista Luperini, che immagino stia sognando di fare una bella figura contro la sua vecchia squadra. E Giuseppe, io continuo a insistere sul calciomercato perché contrariamente a quello che dice Fabrizio, e compatibilmente però con le occasioni del mercato, secondo me ci sarà non so se parlare di rivoluzione, ma qualche acquisto in più, perché soprattutto se, come dici tu, potrebbero andare via Soleri e Vido, ma io Soleri per la verità l'avrei provato un po' più spesso, questa è la mia personale opinione, vista anche la sua capacità conclamata di entrare a partita in corso. Detto questo, secondo me 3-4 giocatori che potrebbero essere titolari ancora arriveranno. C'è tutta la macchina, diciamo, del City Group in moto su questo argomento. Io, Giuseppe, credo che al netto di Orruela, cioè, voglio dire, se arrivassero altre 3 pedine non sarebbe un mercato da poco, numericamente parlando, perché poi è chiaro, dobbiamo anche ricordiamoci che Corini però ha detto: non mi interessa il numero, mi interessa la qualità di quello che prendiamo, cioè quelli che prendiamo devono essere migliori di quelli che abbiamo già. E adesso però non so Saric che fine faccia, perché poi, ripeto, dipende anche dalle occasioni di mercato. Stulaz Saric non si muove, ragazzi, cioè, noi chiudiamola qua, Saric la chiudiamo, non credo, qui Stulaz, non credo proprio che venga ceduto. Stulaz ha un problema che, ripeto, non possiamo dare notizie certe, perché ci sono ancora in corso vari esami strumentali che però sono effettuati proprio perché c'è la preoccupazione, esatto, che l'incidente a Stulaz sia più serio. Quindi già Orihuela è arrivato, Azzi o chi per lui, ci vorrebbe certamente un altro sostituto a centrocampo per Stulaz, e non so come alla fine se la pensano per Damiani. Ci sono i due posti in attacco, c'è da rimpiazzare Elia, non dimentichiamoci che Elia è rimpiazzabile. Io non so, Salvatore, se tu ritieni, conoscendo anche un po' Corini, che ci sia l'idea di spostare Di Mariano a destra e di cercare l'uomo a sinistra. No, un altro al posto di Elia secondo me lo prendono, e come no. Me lo diceva in tempi non sospetti proprio Corini, quindi non vedo perché non dovrebbe essere così. Ma non dimentichiamo pure che c'è il discorso di Buttaro, perché senza Buttaro poi a destra chi è che gioca? Insomma, qual è l'alternativa? Ma il problema, sì, però scusatemi, il problema è capire come giocherà il Palermo, perché il Palermo nelle ultime partite ha giocato col 3-5-2 o una cosa abbastanza simile. Quindi, secondo me, la figura del terzino destro sta incominciando a venire meno nello schema, tant'è vero che Bettel ha trovato più spazio. Bisogna capire il tecnico come vuole fare giocare questa squadra. È una squadra che dovrà tenere la base del 4-3-3 e poi modularla, oppure si avvia a un cambio di pelle e quindi a un passaggio al 3-5-2 con Di Mariano più esterno che punta, per esempio. Però Salvatore ha ragione, cioè, nel senso che l'alternativa di Matteiu non c'è per il momento, l'alternativa a Sala per ora non c'è, l'alternativa a Valente sulla destra al posto di Elia non c'è, tranne che non ci sia Di Mariano. Tu invece ritieni possa spostarsi a destra? Ha fatto 2 partite da esterno di centro, da quinto di centrocampo, evidentemente in questo probabilmente momento, perché non c'era nessuno. Ma probabilmente forse vogliono dirottare Di Mariano, Corini vuole dirottare Di Mariano a destra, si scopre la fascia sinistra. E la fascia sinistra deve essere coperta. Ora sentiamo un po' di messaggi, però volevo anche capire da Salvatore, da Giuseppe, da un po' da tutti, se l'attaccante che il Palermo cerca, che caratteristiche deve avere? Le stesse di Brunori, perché deve essere il cambio di Brunori, o deve essere un affiancatore di Brunori? Giuseppe.
Ma io prenderei sicuramente un giocatore che possa avere caratteristiche simili anche a quelle di Brunori, per giocarci insieme, ma anche per sostituirlo qualora Brunori avesse bisogno di rifiatare, e probabilmente ne avrà bisogno in qualche situazione. Quindi sì, Però io non è prenderei. semplice questo tipo di giocatore, cioè o sei uno o Infatti sei per adesso, l'altro. né Vido né Soleri si muovono, proprio perché non è semplice trovare così sul mercato. Tra l'altro, infatti si parla di Tutino. giocatori anche dalla Serie A o in Serie B che prendono tanti soldi, cioè comunque ingaggi pesanti per il Si è Palermo. fatto il nome di Tutino, che è uno dei tanti nell'elenco. Salvatore, tu cosa prenderesti? Un bomber, diciamo, che il Palermo non ha, nel senso, diciamo, del giocatore alla Toni, o se vogliamo andare ai tuoi tempi, alla Troia, oppure comunque deve essere un giocatore di manovra che possa appoggiare la squadra in un certo tipo di contesto? Ma premesso che secondo me diceva una cosa giustissima Fabrizio, perché è chiaro che tutte le scelte poi sono conseguenziali al modulo che tu vuoi adottare, perché quella è la base di tutto. E questo Corini ovviamente solo lui può dire: io sto lavorando in questa maniera. Però per quanto riguarda Brunori, secondo me ci vuole un'alternativa a Brunori, cioè non c'è Brunori? Uno dalle sue caratteristiche ci vuole, poi può essere uno più alto come Soleri, può essere uno che ha caratteristiche diverse, però uno che possa sostituire Brunori ci vuole. E poi ci vuole un altro che possa affiancare Brunori, che possa essere un suggeritore di Brunori, che abbia magari tecnica, individualità e possibilità di offrire assist in continuazione. I due giocatori, secondo me, per il futuro il Palermo ne ha di bisogno, su questo non ci sono dubbi. Ora Brunori voglio sentire un po' di non può messaggi, però scattare volevo proprio capire se l'acquisto. secondo te, Salvatore, gli acquisti che si possono fare adesso, per esempio il vice di Brunori, sono acquisti mirati a questa stagione o già tu lavori dicendo vabbè, intanto lo prendiamo come potrebbe essere Orihuela, perché poi è il prossimo l'anno, diciamo, quello della caccia alla Serie A, ammesso che non si possa fare quest'anno, attenzione. Io lavorerei in prospettiva. Di Tu lavoresti in prospettiva, i tifosi che dicono, Fabrizio? tutto e di più, la messaggistica sta impazzendo, c'è chi già lavora di fantasia, c'è chi vorrebbe Strefezza da Lecce, c'è chi vorrebbe che Strefezza Dira dal conosce bene Bari. la Serie B, comunque, è un Sì, bel è anche un giocatore. titolare in Serie A, È quindi è anche un titolare abbastanza in Serie A. difficile poterlo spostare. Listowski, che già Corini conosce, ma vi dico che Listowski non è un obiettivo del Palermo in questo momento. C'è chi vuole 4-5 innesti a gennaio addirittura. Non li mando in onda perché sono tanti e sono soprattutto lunghi i messaggi. Alla luce degli infortuni, appunto, di Butter e Sturaz, c'è chi invoca un intervento più massiccio a gennaio. C'è chi vuole anche un trequartista come Josef Vassallo. Bisogna cercare un trequartista vero, uno che abbia le caratteristiche che furono di Pastore e Vázquez, Coronado ed altri noti rimpianti. Solo con uno così Brunori può avere benefici. Poi un esterno difensivo da impiegare al posto di Matei, della mezzala capace di interpretare quel ruolo per davvero. Salvatore, tu che sei esperto, non c'hai l'impressione che Vitale sappia tante cose e non ce le vuole dire? Ci nasconde la verità? Secondo me lui ha No, fatto la stanza nella... No? Vitale è talmente bravo che anche se avesse qualcosa, diciamo, da mantenere come segreto, ti farebbe capire qualcosina lo stesso. Cioè io Ma ho visto Pizzini, secondo me già la formazione in tasca per Perugia. Guardate, io l'ho detto chiaramente quali sono gli obiettivi ai quali sta lavorando la società, almeno quelli che risultano a me, sono l'esterno sinistro, la punta e probabilmente alla luce delle nuove notizie un centrocampista. Cioè io non andrei oltre, anche perché non mi risulta che ci sia questo grande budget a gennaio da spendere. No, devo E dire che come Corini diceva, comunque è contento. Ma Corini è stato chiaro, ha detto pochi ma buoni, Pochi ma anche buoni. uno, anche due, ma che alzino il livello. E diceva pure bene Salvatore un'altra cosa, potrebbe anche lavorare in prospettiva questa società,
non è che debba lavorare per forza per quest'anno, dipende, quindi rivolgersi a degli elementi che possano sicuramente dare qualcosa in vista dell'anno successivo. Ancora messaggi. Allora, diceva, avete parlato di Tutino, c'è chi dice Tutino la porta la vede, Sec no, Sec è un altro nome che ricorre, ma non si è capito bene il Torino cosa voglia fare con questo giocatore, pur avendo sicuramente tanta qualità, l'attaccante si vedrà e non prima del 27-28 gennaio, secondo me, sperando non sia troppo anziano. Sec, lo accendiamo, è del Torino, ma non gioca quasi mai. È un giovane, viene convocato, anche lo stesso Juric ha detto, francamente non so dove dovrei metterlo, quindi evidentemente c'è un problema di collocazione, ma anche lo stesso Juric qualche giorno fa aveva detto, francamente io però non lo voglio lasciare andare. Non lo vuole lasciare andare, infatti. Quindi c'è una problematica da affrontare. Emanuele Giglio dice, arriveranno giocatori inaspettati come è successo con Gomez, l'uruguaiano. Ecco, questa è una domanda che ti faccio, perché tu che stai seguendo un poco i giri di mercato, lo dicevo io in apertura di trasmissione, noi poi parliamo di alcuni nomi che vengono fuori anche perché vengono tracciate telefonate, incontri, gli esperti di mercato ci sono sempre dislocati. Scusa, c'è chi invoca anche Alfredo Donnarumma, che Corini ha avuto al Brescia l'anno della promozione in Serie A. L'attaccante, ovviamente. Sì. Alla Ternana per adesso. Però l'impressione è che con questo mercato globale già il City avrà nelle sue agende 10.000 nomi, certo, divisi per ruoli, che poi Orihuela è nella prova. E lo stesso potrebbe essere per l'attaccante, cioè l'attaccante che tu dici ha 21 anni, ci scommettiamo, lo diamo al Palermo, lo diamo al Girona, lo diamo in Australia, lo facciamo maturare in Uruguay, però ecco, questo è un aspetto vivo, avranno nella una serie gestione di nomi. Perché poi noi non tutto abbiamo indovinato ad agosto nel mercato, perché poi appunto l'agenda del Citigroup... C'è un'incognita che riguarda l'agenda del Citigroup, che potrebbe sicuramente optare per un giovane di prospettiva, visto che, riprendendo quello che diceva Salvatore, non è detto che si pensi essenzialmente a questa stagione, ma si possa anche guardare alla prossima. Esatto, perché in effetti la coerenza è questa. Tra l'altro, Salvatore, vorrei dire, e così chiudiamo col calciomercato, ho l'impressione che il Citigroup stia operando in un modo a cui certamente a Palermo, ma direi in Italia, non siamo abituati, cioè con riflessività, con una serie di ricerche, di analisi di mercato, anche con possibilità di scelta fra più squadre, per cui ci sono tempistiche, modalità molto molto diverse da come ci ha abituato Zamparini, per intendere. Direi progetti completamente diversi, perché se tu pensi che già loro due giocatori loro li hanno portati qui a Palermo, cioè non è, certo, che arrivano Gomez e Orihuela, non è che arrivano per caso, arrivano perché c'è una strategia ben precisa e loro ovviamente hanno la possibilità di far crescere in altre squadre giocatori che lì non avrebbero assolutamente spazio, perché ovviamente non ci sono talmente di quei campioni che non c'è spazio per nessuno, insomma, dai, le vie sono chiuse, quindi c'è una strategia completamente diversa alla quale ci dobbiamo abituare. Noi in fondo possiamo essere protagonisti e allo stesso modo potremmo essere di utilizzo per quanto riguarda la strategia del City. Allora, sopra le nostre teste c'è la striscia che noi mettiamo per scaramanzia, lo diciamo a voce alta, stampatello, onde evitare equivoci, la sosta di campionato al Palermo porta malissimo. Lo diciamo così, cerchiamo di esorcizzare le cose, perché abbiamo due precedenti in questa stagione, no? Sì, adesso non mi ricordo le date. La partita col Sudtirol e la partita col Venezia, tutte e due in casa, sono concise con due sconfitte. E noi per fregare la sosta di campionato che facciamo? Giochiamo in trasferta. Esatto. E quindi la scaramanzia non vale. Siamo d'accordo, Giuseppe? Assolutamente sì, la scaramanzia non vale. Tra l'altro in trasferta il Palermo ha fatto vedere ottimi segnali di crescita, di autostima, di personalità anche, direi, a parte diciamo un po'
una partita un po' pazza di Cosenza, però poi le altre trasferte hanno seguito un certo percorso coerente di crescita del Palermo. Fermo restando che però andiamo in casa di una squadra che è in crescita. È in ripresa, hai ragione. Come Perugia, e infatti per certi versi speriamo che la sosta abbia fatto tra virgolette male al Perugia, che probabilmente avrebbe voluto continuare proprio sulla scia dei risultati di fine anno. Perché ricordiamo veniva da due vittorie consecutive. Però anche il Palermo era in striscia positiva, quindi neanche il Palermo avrebbe disegnato di continuare. Però Salvatore, due partite non possono fare statistica, però è vero che il Palermo è un po' un diesel. Forse la ripartenza in questa squadra con ritmi compassati, solida, però... può essere un problema? Ma secondo me no. Questa sosta non ha fatto altro che chiarire ancor più le idee, perché non dimentichiamo che siamo nati fra mille difficoltà, fra mille improvvisazioni. Quindi più ragioniamo sulle cose da fare e più si aprono prospettive. No, secondo me hanno fatto bene a fare questo mini ritiro e soprattutto il Palermo ne esce con le idee ancora più chiare. Tu condividi il senso positivo di... Sì, poi certo? Poi c'è il Perugia ovviamente, perché il Perugia certo. ha fatto un'altra rivoluzione sotto certi aspetti, Sì. C'è chi si chiede, mi pongo una domanda, mettiamo un po' di sale che non manca, non guasta mai, che condivido con voi, siamo soddisfatti del lavoro di Corini? Io dico che per quelli che erano i presupposti credo che siano state poste delle basi per poter dare un certo tipo di percorso alla squadra. Poi la parola adesso. No, io penso che siamo tutti d'accordo sulla promozione di Corini, diciamo, però probabilmente la gente dopo un quindicennio di Zamparini si è abituata in un'altra maniera e il progetto del City, che riesca o no, poi lo vedremo, è comunque su un binario completamente opposto. Mi spiego meglio. Dopo Zamparini, quindi con la gestione Mirri, tanto per intenderci, già al secondo pareggio di Pergolizzi in Serie D già c'erano tuoni e fulmini. Sì. Boscaglia nell'immaginario accolto come il Messia è durato due mesi, poi già contestazioni anche per lui. Non parliamo di Filippi che non aveva il pedigree. Baldini non ne parliamo neanche. Se vi divertite a prendere i pezzi di Stadio News di marzo e aprile scorso, vedrete che cosa si scriveva di Baldini, che poi è diventato idolo e poi di nuovo non serviva più. Corini con una partenza compassata è già sul banco degli imputati. Credo che sia un po' da cambiare il metodo. Ci sono i tifosi riflessivi, ci sono i tifosi esigenti che hanno anche il loro diritto e dovere di tifare, sognare, sperare, tutto quanto, però ci vuole anche un equilibrio e bisogna sintonizzarsi con quello che comunque fino a prova contraria è il gruppo impegnato nel calcio più forte d'Europa, e questo mi pare che non sia un dettaglio. L'ultimo messaggio per chiudere, perché poi ci vediamo lunedì prossimo. Piero Mandracchi dice: si dimentica l'obiettivo più importante dichiarato, dobbiamo salvarci e la rosa è incompleta. E vabbè, su questo siamo d'accordo. La cosa è incompleta. Adesso quello sì. Che ci arriva è che si sta facendo qualcosa. Però vorrei per dire, abbiamo tolto giocatori che non avrebbero giocato mai, perché Accardi secondo me avrebbe meritato una chance, però Corini non gliel'ha data, legittimamente sono scelte sue, non avrebbe giocato mai. Devetak era ormai già nelle retrovie, non parliamo di Doda o di Crivello o di Peretti ancora, quindi diciamo dal punto di vista numerico non è cambiato praticamente nulla, anzi abbiamo Orihuela in più. Io ho esaurito il tempo, ringrazio Emanuele Cammarata in regia con tutta la sua squadra, anche quella è una squadra straordinaria, ma io preferisco la mia squadra straordinaria, con Fabrizio Vitale che ringrazio. Grazie. Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, ma la vera squadra è la nostra community, sempre più numerosa, con tante migliaia di tifosi, di appassionati che ci aspettano ogni lunedì, su Blog Sicilia, su Stadio News, su Video Regione canale 14 del Digitale Terrestre, e noi ci vediamo lunedì prossimo come sempre. Grazie a tutti, arrivederci.